David Lopez, retropassaggio rischioso, intercetta il pallone Tevez, pasticcio della difesa del Napoli, Tevez solo davanti a Rafael, Tevez, il vantaggio della Juventus, ha segnato la Pash, ma arriva il gol di Tevez da un errore clamoroso. Stende per evitare che Vidal possa intercettare, riparte il Napoli con De Guzman, cerca il doppio passo, ai danni di Pereira, va via l'olandese, ancora De Guzman, altro doppio passo, il cross per Higuain, non sbaglia il Pipita, l'avevamo detto alla vigilia di questa partita, passi di tango in Qatar, ha segnato Tevez, ha pareggiato Gonzalo Higuain ed è un pareggio meritato, considerate le tante occasioni del Napoli. Su Evra, la sponda ancora è per Pogba. Poi l'intervento di Maggio, sempre Pogba all'interno dell'area di rigore, il tocco è per Tevez, si gira Tevez, Tevez, è un gol fantastico della Pash, lascia di sasso Rafael, mette ancora la sua firma su questa Supercoppa, Carlos Tevez, un fuoriclasse assoluto. Con Jorginho, ancora Gargano, il cross al centro, Mertens, Higuain, 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 all'ultimo assalto del Napoli, trova il gol del pareggio, ancora un argentino. Ancora Gonzalo Higuain che risponde a Carlos Tevez per il 2-2, festa grande sulla panchina del Napoli. L'esperienza di Buffon, la freschezza di Jorginho che bacia il pallone, era il rigorista principe ai tempi del Verona, incarico che naturalmente ha perso quando è passato a Napoli, considerati i campioni che aveva davanti. Con il Verona però toccava sempre a lui, brasiliano con passaporto italiano. Jorginho contro Buffon. La parata di Buffon. Sventato il tentativo di Jorginho, si è allungato alla sua destra Gigi Buffon e si conferma in serata di grazia. Buffon ha intuito la conclusione, che tra l'altro era una conclusione abbastanza precisa e anche non particolarmente debole. Guardate, ha allargato la manona Buffon e ha tolto il pallone dall'angolo. Errore di Jorginho, comincia male il Napoli. Carlos Tevez sfiderà Rafael. Duello sudamericano, un argentino contro un brasiliano. Palo di Tevez, una giornata fantastica per Tevez, rovinata da questo palo colpito sul calcio di rigore. Avrete sicuramente visto Rafael muoversi lungo la linea laterale, guardatelo, eccolo qui il movimento di Rafael che indica un palo. Si butta in quella direzione, sbaglia Carlos Tevez, dunque due errori, ancora 0-0 per quanto riguarda i calci di rigore, come punteggio lo ricordiamo siamo sempre sul 2-2, consolato Tevez da Vidal e adesso tocca a Goulam. Segna Goulam, primo gol su questi calci di rigore, ha segnato Goulam, gli applausi di Higuain. Eccola l'esultanza della panchina del Napoli, tutti abbracciati, i giocatori del Napoli, cenno di ok per Goulam, tocca ad Arturo Vidal. Vediamo se replicherà questo movimento che un po' ricorda, con le dovute proporzioni, quello di Grobelaar, lui muoveva le gambe, invece Raffaella si muove lungo la linea di porta, lo rifà ancora, parte Vidal. Segna Vidal, segna e gesto irridente nei confronti di Rafael, come dire prendi questa. Questa volta Rafael ha indicato il solito palo alla sua destra e si è buttato dalla parte opposta, è stato spiazzato però da Vidal. Non è facile non essere innervositi dal portiere avversario in queste condizioni. Forse la soluzione migliore è non guardarlo, scegliere un angolo, calciare da quella parte. Tocca ad Albiol. Spiazzato Buffon, segna Albiol. Esultano tutti i giocatori del Napoli e anche Rafa Benitez che assiste ai rigori in mezzo al suo staff. E ora tocca a Pogba.
Napoli in vantaggio di un gol, su questi calci di rigore può pareggiare Paul Pogba. Non si muove più Rafael, parte Pogba, spiazzato Rafael che ha cambiato tattica, segna Pogba che ha guardato fino all'ultimo il portiere avversario, lo ha sfidato con lo sguardo, 2-2, sempre parlando di calci di rigore, il totale è 4-4. Pogba si merita gli applausi di Andrea Pirlo, che di rigore ne sa. Inler. Parte Inler, spiazzato ancora Buffon, segna Gökhan Inler e il Napoli torna in vantaggio. Va un altro centrocampista, Claudio Marchisio. Ha cominciato da mezzala, ha continuato questa partita da regista al posto di Pirlo. Tanto continuiamo a vedere naturalmente le esultanze a turno della Juventus e del Napoli. Tocca a Marchisio. Segna anche Marchisio, spiazzato ancora Rafael che non si muove più sulla linea di porta. Aveva in qualche modo messo in difficoltà Carlos Tevez con il primo calcio di rigore. Qui conclusione forte e precisa di Marchisio. Tocca Higuain. La concentrazione del Pipita. Segna Higuain, spiazzato Buffon, pallone all'incrocio, imprendibile se anche Buffon avesse indovinato l'angolo. Ha scelto la via della potenza, Gonzalo Higuain. L'esultanza adesso di Higuain. Morata, pallone pesantissimo. Hanno sbagliato finora Jorginho e Tevez. Ultimo rigore della serie, tocca ad Alvaro Morata, anche lui in campo nel secondo tempo, al posto di Llorente. Si rimuove Rafael. Segna Morata, si va a oltranza, sfida infinita tra la Juventus e il Napoli. L'applauso per Morata. Calci di rigore ad oltranza e adesso altre soluzioni da scegliere per i giocatori del Napoli. Si guardano, decidono loro, c'è Benitez Gargano, lontano. Gargano probabilmente per il Napoli, è stato invitato dai compagni ad andare. Vivamente invitato. Chissà se se la sentiva, Gargano. La Juventus ha un po' di tempo in più per riflettere sull'uomo da mandare sugli 11 metri per questo, per questi calci di rigore ad oltranza. Tocca a Gargano. Hanno deciso i giocatori. Benitez è rimasto a guardare da lontano. Nedved, Marotta trepidano in tribuna. La tensione di Pavel Nedved. Gargano contro Buffon. Ancora una volta spiazzato Buffon, ha segnato Gargano che poi si rivolge alla panchina facendo un gesto eloquente. Qui è inquadrato Allegri, non so se è stato ripreso dalle nostre telecamere, come a dire, insomma, ho gli attributi. Sì, sì, assolutamente li ha avuti. E adesso tocca a Leonardo Bonucci. Eccolo qui. Sorride Gargano, certo la tensione è altissima per chi va su quel dischetto. Bonucci contro Rafael. Parte Bonucci, segna anche Bonucci. I portieri non ne hanno più intuito mezzo di calcio di rigore. Sono stati tirati benissimo dopo i primi due. Sono stati tutti estremamente precisi e potenti, come in questo caso con Bonucci. Mertens per il Napoli e Bonucci, insomma, ha coraggio a presentarsi sul dischetto, ricordando sempre l'errore pesante in Confederation Cup con la Spagna. L'aveva detto, se mi capiterà, batterò ancora un rigore, l'ha fatto. Mertens contro Buffon.
Buffon, si allunga Buffon e sventa il rigore di Mertens. Adesso occasione per Chiellini, sulle sue spalle la responsabilità per questo calcio di rigore. Ha intuito Buffon sulla conclusione di Mertens, conclusione a mezza altezza, la soluzione migliore per i portieri. Si è disteso Buffon, che ha avuto meno difficoltà rispetto al rigore battuto da Jorginho, e questa è tutta la disperazione dei tifosi del Napoli, il pianto di questo bambino e l'esultanza invece dello staff bianconero presente qui nel palco d'onore dello stadio Al-Sadd. Chiellini contro Rafael, parte Chiellini, para Rafael, tutto da rifare per la Juventus. Non si può dire che la sceneggiatura della serata sia scontata. È una grande serata. Callejon. E questa esultanza è tutta del Napoli, eh? È stato bravo Rafael. I due portieri sono diventati decisivi allo stesso momento, con i primi rigori e poi con questo rigore, questa serie di rigori a oltranza su Mertens e su Chiellini. Adesso tocca a Callejon. Soffre la panchina della Juventus. Para ancora Buffon, ha sbagliato Callejon. Dopo una serie di rigori nei quali i portieri erano sempre stati spiazzati, sono arrivate tre parate consecutive e adesso va Roberto Pereira. Pereira ha istruito da Vidal per 20 metri, hanno camminato assieme. Esulta anche Caceres in tribuna, infortunato. Pereira e Rafael. Di Pereira, sbaglia, è pazzesco, errore di Pereira, sguardo perso nel vuoto per Massimiliano Allegri, che adesso va a Koulibaly. C'è stata una serie di 5 rigori segnati da parte di entrambe le squadre e questa è la disperazione di Marotta e Nedved e anche di Andrea Agnelli, che si gira dopo l'errore di Pereira. Una serie perfetta di 5 rigori a testa, tutti segnati, e poi sono ricominciati invece gli errori, anche questi con perfetta equivalenza. Parte Koulibaly, palo gol, segna Koulibaly e adesso va, era andato Patrice Evra, poi si ferma, torna indietro, lascia l'incarico a Padoin. Era partito Evra, poi l'hanno richiamato. Ma dalla panchina della Juventus è partito Pepe per dare una comunicazione ai giocatori. Non so se sia arrivato in tempo. Comunque Padoin. La Supercoppa italiana l'ha vinta il Napoli, la gara di tango a Doha se l'è aggiudicata Higuain, che regala una gioia enorme a un'intera città, ora in festa per il Napoli. È la seconda Supercoppa italiana vinta ancora una volta sulla Juventus, come nel 1990.